Ovviamente, i miei più sentiti complimenti alla dirigenza dell'Inter. Questo è il modo migliore per bruciare un allenatore. Complimenti. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questa serie, Il mio pensiero contro il pensiero del web, una serie che sta andando sempre meglio. Per questo vi ringrazio, ma non voglio perdermi in chiacchiere perché l'argomento è caldissimo, abbiamo iniziato in maniera caldissima, avete già capito il mio punto di vista. Così come nell'episodio precedente vi lascio qui sopra nelle schede, avete capito quello su Totti, ma comunque partiamo. Allora, siamo a maggio, precisamente oggi che sto registrando il video, anzi facciamo così, oggi che state vedendo il video è 13 maggio, quindi manca qualche settimana, esattamente 3 partite al termine del campionato di Serie A 2016-2017 e quindi comunque, insomma, la situazione la conosciamo un po' tutti e più nel dettaglio conosciamo benissimo la situazione dell'Inter. Però è chiaro che comunque tutti quanti ci aspettavamo che dopo una stagione così travagliata anche la dirigenza potesse un po' capire, già che gli errori della dirigenza dell'Inter ne ha fatti diversi. Partiamo da questo presupposto, ma adesso ci arriviamo con calma senza contorcere molto il nostro pensiero. Certo che mancavano 3 partite alla fine del campionato e quindi la scelta migliore sarebbe stata quella di concludere così e quindi limitare i danni il più possibile. C'è questo detto, questo fenomeno che gira intorno alle milanesi e quindi a Inter e Milan di non voler andare in Europa League per non rovinare il progetto estivo e quindi la preparazione e tutto quanto, anche se vi dico il mio punto di vista al volo, apro e chiudo parentesi, l'Inter dopo la figura di merda che ha fatto quest'anno in Europa League. Io fossi al posto dell'Inter, mi impegnerei per andarci l'anno prossimo e per far dimenticare immediatamente quello che è successo quest'anno, ma quello è una scelta personale. Fatto sta che comunque tutto potevamo aspettarci tranne che quello che è avvenuto realmente. E quindi Pioli esonerato a 3 partite dalla fine del campionato. E qui nota dolente. Perché? Adesso vi dico la mia e cercherò di non essere troppo duro, ma cercherò di comunque farvi capire la mia posizione, che avete già capito tra l'altro. Ok, il nome della tua società è Inter, quindi parliamo dell'unica squadra fino a questo momento, ma forse tra poche settimane, grattatevi Juventini, grattatevi, fidatevi. Sarà una squadra che ha fatto il triplete, la prima squadra italiana, ma comunque non l'unica, perché anche la Juventus sembra che quest'anno ce la possa fare, ma da qualche anno comunque fai fatica, soprattutto in campionato, non riesci più a tornare in Champions, a volte non riesci neanche a centrare il posto in Europa e sei stata scaricata a una settimana dalla prima giornata di questo nuovo campionato da un allenatore, Roberto Mancini, che comunque ha le sue qualità, ok? E bene o male che gli si può volere, stima o non stima che si può provare nei suoi confronti, comunque è un allenatore, uno dei migliori, ok, in circolazione. Se non è un chissà che, non è un fenomeno, però comunque è uno dei migliori. E quindi ti ritrovi a una settimana prima dell'inizio del campionato con una rosa che non è scarsissima, perché comunque i giocatori presi singolarmente non sono scarsi. Però comunque una situazione delicata, una rosa che non è comunque tutto sto granché imparagonabile all'Inter del triplete di 7 anni fa, e con un allenatore che arriva, Frank de Boer, dall'Ajax, non conosce assolutamente né l'Italia né il campionato italiano e quindi ovviamente si deve ambientare. Come fa un allenatore del genere, anche il migliore allenatore del mondo, ad arrivare e non provare difficoltà inizialmente? È impossibile. Però lo dico io, ho 17 anni, sono di Roma, voglio diventare un giornalista sportivo, ma per ora non sono nessuno. Eppure evidentemente la mia intelligenza può funzionare meglio di quella di alcuni dirigenti. Perché De Boer viene preso, bruciato completamente e dopo un paio di mesi del suo avvento a Milano viene esonerato. Giustamente poi perché i risultati erano quelli che erano, ma comunque va capito. Cioè non puoi pretendere così tanto da un allenatore che comunque ti arriva una settimana prima dell'inizio del campionato con la preparazione fatta da un altro allenatore. Un allenatore che non conosce il campionato italiano, che non è un traghettatore, un Ranieri della situazione. Vi ricordate quando arrivò a Roma nel 2010, anzi nel 2009-2010 e portò la Roma quasi allo scudetto? Bene, Ranieri è più traghettatore. Non a caso poi il secondo anno fa sempre fatica. Mentre De Boer no. Assolutamente no, e quindi avrebbe avuto bisogno di un progetto alle spalle che non ha avuto. Cacciato il mister olandese, l'Inter chiama alla sua guida Stefano Pioli, che intanto si lascia sfuggire una dichiarazione arrivata da poco, ovvero riporteremo l'Inter ai livelli che merita. Ci sta, ovviamente l'obiettivo di qualsiasi allenatore che vada ad allenare una squadra del genere deve essere quello. Con l'unica problematica che comunque anche lui si trova ad allenare una squadra non motivatissima per certi versi, una squadra né carne né pesce, non una squadra per il mio, perché l'Inter, ripeto, come ho detto poco fa, per
Presi i giocatori singolarmente non sono male, ma non è una squadra, questo è un pensiero mio, eh. E comunque un allenatore che da quando è arrivato ha fatto una rimonta clamorosa in campionato, perché l'Inter ha messo paura a tantissime squadre, praticamente fino a Inter-Roma ha messo paura a tutti l'Inter, poi è uscita ridimensionata dalla sfida con la Roma, dove è stata anche leggermente penalizzata e sfortunata, e c'è stato un crollo proprio discendente. Da quel momento in poi è uscita questa storia del fattore non andiamo in Europa, andiamo in Europa, ma comunque a 3 giornate dalla fine del campionato tu hai bruciato un altro allenatore, ovvero Pioli. Perché l'esonero non ha senso, semplicemente non ha senso. Cosa esoneri a fare Pioli quando ti mancano 3 partite alla fine, quando con Pioli puoi ripartire l'anno prossimo? Adesso chi prendi? La domanda è semplice, chi prendi? Ma soprattutto, ripeto, che senso ha fare una cosa del genere? Non lo so. Comunque, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Io adesso, ovviamente, ho, come ho fatto sempre dall'inizio di questa serie, il senso di questa serie, qui, almeno la serie in senso ce l'ha, ho scritto su Facebook un post. Pensate, non lo scrivo mai di solito. In tutto questo, Pioli esonerato. Che ne pensate? Mi pare inutile dirvi che sono arrivati una marea dei commenti, anche perché mi seguono molti tifosi dell'Inter, quindi vi saluto tutti affettuosamente. E io infatti vi auguro di veramente vincerle tutte e 36. Sì, perché le due con la Roma, come avete fatto quest'anno, se possibile continuate a perdere, grazie. Il primo commento che mi spunta qui, ed è anche quello che concorda assieme a me il pensiero, insomma, è quello di Antonio, che ci scrive: inutile esonerarlo prima delle ultime 3 partite. Anche Alfredo ci va pesante e ci scrive: società inesistente, non si può pensare ad un Inter fuori dalle coppe europee, colpa dell'allenatore e della società in primis, poi calciatori senza stimoli da parte di nessuna delle parti, società e mister. Inutile dire che a 3 giornate dalla fine mi sembra inutile esonerare un allenatore, cioè tutti quanti cadono su questo piano, ma è la cosa più logica da pensare, no? Matteo invece lancia una frecciatina, lui che è anche un tifoso nerazzurro, ci scrive: come quasi tutti gli allenatori dell'Inter dal 2010 ad oggi, paga errori non suoi. Grazie di tutto Stefano. Quindi mi pare anche abbastanza dalla parte di Pioli, notando l'ultima parte del messaggio. Orazio risolve un sacco di problemi della nostra vita chiarendoci dubbi e ci scrive: per me è la cipolla. Per me è il rosmarino. Il pensiero di Francesco invece non c'è. Infatti ci scrive: non ti rispondo, tanto il mio commento non te lo caghi proprio. Vabbè, punti di vista. Comunque, tra una battuta e l'altra, torniamo a parlare seriamente con gente che di calcio ne capisce non poco, ad esempio Danilo, che ci scrive: per me il dramma non è tanto aver esonerato Pioli a 3 giornate dalla fine, ma l'aver cambiato 4 allenatori in una sola stagione sportiva. Con Candreva aveva già ruggini dai tempi della Lazio e da come ha tirato quel rigore si era visto chiaramente qual era il suo scopo. Poi si è messo contro Icardi dopo quel cambio, peraltro sacrosanto. Ormai l'unica cosa che accomuna Milan e Inter è l'assenza totale della società, che porta a quella gente in campo il potere di fare quello che vuole, perché tanto a pagare sarà sempre solo l'allenatore. Sì, perché poi è questo che succede, ragazzi. Nel calcio gli allenatori pagano più facilmente, perché è più semplice cambiare un allenatore secondo la mente comune che cambia 32 giocatori, che non è neanche sbagliato da un punto di vista quantitativo. Però è chiaro, quello che ho sempre pensato io è che un allenatore, per quanto bravo possa essere, a meno che non ha la bacchetta magica, se gioca con una squadra di caciottari, non che sia il caso dell'Inter, ma in generale dico, non ha la vita facile. E poi d'altra parte c'è chi dice: sì, con i campioni sono tutti bravi a vincere. Però questi sono pensieri comuni. Il mondo è bello perché è vario, il calcio è bello perché è strano, e anche in questo caso ce ne siamo accorti. Quindi ragazzi, questo era il mio pensiero e questo era il vostro, alcuni di voi almeno. Perciò qui sotto nei commenti lasciatemi il vostro pensiero, voi che state guardando il video, voi che avete seguito per tutto il video non essendo d'accordo, magari sì, fatemi sapere la vostra qui sotto. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, ovviamente lasciate like al video, passate da Instagram perché dovrebbe comparire l'omino di qua sotto in questo momento. Forse, sì, è qua sotto, perfetto. Detto questo, noi ci becchiamo con i prossimi video, lunedì la carriera, un bacione e bella.